Ciao a tutti, sono Gabriele di Extreme Sketchup e oggi facciamo la recensione dei nuovi carver Triton per il 2021. Oggi qui con me abbiamo un carver Triton Spectral, ma prima un cenno veloce a quello che è il carver. Siamo nel 1995, California, mare piatto, un gruppo di ragazzi sono stufi di dover spingere sui loro skateboard e allora si ingegnano per creare un carrello particolare che permetta loro di pompare le curve, simulare l'andamento del surf da onda come lo utilizzano in acqua. Dopo diversi prototipi e diversi anni, tirano fuori un carrello pazzesco, un kit di carrelli anzi, asimmetrici, quindi quello dietro è diverso da quello davanti, e permette alla tavola di inclinarsi parecchio, tanto rispetto a un normale carrello da skateboard. Questo fa sì che all'apice della curva, con la tavola piegata al massimo, si possa spingere su un punto fermo per poi riportare la stessa manovra dall'altro lato. In questa maniera si crea una catena di curve continua, pompando da destra a sinistra si genera questo moto che mi porta avanti, mi trascina sopra la tavola avanti potenzialmente all'infinito. E ricorda molto 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 bene il movimento che si ottiene con la tavola da surf sulle onde però. Poi negli anni si sono sviluppate migliori tecnologie, i cavalli sono stati alleggeriti, migliorati, più fluidi, ci sono diversi cavalli in commercio, diversi brand che hanno sviluppato secondo le loro idee questo sistema, ma questi sono altri video che vedremo più avanti. Oggi parliamo di Carver, che è grosso modo la ditta pioniera in questo campo e fa degli ottimi prodotti. Da qualche anno è introdotta la linea Triton, che è una seconda fascia, diciamo, a un prezzo più contenuto. Se un Carver normale di primo pelo, diciamo, siamo attorno ai 300-350 euro, la linea Triton quest'anno si ferma a 229 euro. Carrello praticamente identico, lo vediamo dopo nel dettaglio, però a un prezzo decisamente più accessibile. Allora, se parliamo di tavole, la linea Triton, questo è uno Spectral e sono 30 pollici in lunghezza, 9 3/4 nel punto più largo della tavola, con un wheelbase di 16 1/8. Come vedete ha un concave mellow, cioè medio, una tavola molto semplice, classica forma a surfino, con una grafica molto surf style anni 70 sotto. Sopra abbiamo un grip tape tagliato a laser che ricorda un po' il pad sui surfboard di nuova generazione. La parte più interessante sta nei carrelli, appunto, vedremo poi anche le altre tavole, sono tutte molto simili come concave, però cambiano magari un po' le forme e le proporzioni. Il carrello, quello dietro, potrebbe essere un classico carro da skateboard con una geometria un po' più alta, così a prima vista, però in realtà è molto molto diverso, si comporta in maniera molto differente. Questa altezza che lui ha permette alla tavola comunque di fare un'ottima leva, di essere molto agile e di permettere alla tavola di inclinarsi parecchio, appunto, per poi generare quel moto che mi muove, mi spinge, diciamo, avanti. Il carrello davanti invece è molto più particolare, è, diciamo, reverse, quasi come fosse un carrello da longboard, perché il kimping guarda verso fuori e non all'interno come il classico carrello tradizionale da skate. Questo fa sì che si pieghi in maniera incredibile in confronto a un carrello tradizionale da skate. Questo fa sì che la punta della tavola si inclini molto e mi dà appunto quella sensazione di cedevolezza, come se fossi in acqua. In questo setup del Triton Spectral abbiamo delle ruote Roundhouse 68 mm 78A con un bel contact patch, una bella superficie di contatto che mi dà molto grip, ma anche tanta scorrevolezza data appunto dalla mescola morbida e dal diametro generoso. Il labbro delle ruote è abbastanza secco, inteso a 90 gradi, non è stondato, quindi non è una ruota da slide o da freestyle, se lo utilizzerete poi allo skatepark o sulle onde di legno vi consigliamo di cambiare delle ruote e mettere magari una ruota da longboard, una ruota da cruiser con un bordo stondato per facilitare appunto tutte le manovre da freestyle e freeride, mentre per un cruising occasionale o un po' di carving sono le ruote perfette. Altre cose da dire su questo Triton, secondo me non ci sono. Se avete domande potete scriverci nei commenti qui sotto oppure contattarci
contattarci via social. Vi ricordo, questa tavola più le altre disponibile in store oppure attraverso il nostro link, il nostro sito. Vi lascio il link in descrizione qui sotto. Ci vediamo alla prossima review. Bang!